Buongiorno amici e amiche, buona domenica 18 settembre 2022. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca capitolo 16, versetti 1 e 13. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Fatevi degli amici con la ricchezza disonesta. Quando leggo questo versetto del Vangelo penso sempre a un mio caro amico, il quale ha la capacità di essere amico di tutti, anche di persone che umanamente sono irritanti e sulle quali non investiresti mai perché poco affidabili. Eppure il mio amico ha la capacità di restare fermo nei suoi principi e avere amici di ogni genere senza piegarsi a logiche contrarie ai propri principi. Il suo modus operandi, però, è trattare tutti, far sentire tutti importanti, esserci per tutti, mettere da parte rancori e sentimenti. Ho già sperimentato con i miei occhi, poi, che quando lui ha già avuto bisogno di qualcosa, tutte quelle persone c'erano. Erano tutte pronte ad aiutarlo. Anche il Signore opera con noi allo stesso modo. Ama tutti, non giudica nessuno, non si piega a logiche mondane, scommette su santi e su peccatori, anche se poi nel momento della prova non tutti ricambiano quella stessa fiducia e stima nei suoi confronti, perché concentrati sulle proprie cose. E tu? Sei più attaccato o attaccata alle tue cose o avresti il coraggio di rinunciarvi per il Dio in cui dici di credere? Buona giornata a tutti!